ragazze, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi, vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. La storia che vi voglio raccontare oggi è tutta italiana, anche se un po' datata. A quanto vedo preferite i casi italiani, quindi cerco di accontentarvi, insomma. Questa è la storia di un mistero. O forse tanto misteriosa questa storia non lo è più. Ma, devo dirvi la verità, a me questa storia ha affascinato tantissimo. Questa è una storia piena di omertà. C'è tanta paura. Paura di parlare, paura di dire qualcosa fuori posto. Ma questa è una storia anche fatta di persone coraggiose. Persone che se non si fossero esposte non avrebbero mai e poi mai risolto i misteri di Alleghe. Quindi, come già vi ho preannunciato, la nostra storia si svolge ad Alleghe, un piccolo paesino che conta 1155 abitanti nella provincia di Belluno. Ci troviamo nel cuore di una vallata delle Dolomiti bellunesi, in riva al lago di Alleghe. Ad Alleghe ci sono poche case, qualche esercizio commerciale e pochi alberghi per accogliere i turisti durante la stagione estiva. Quello è uno dei classici paesini in cui tutti si conoscono e quindi tutti si fermano a salutarsi quando si incontrano. Nella piazza di questo piccolo paesino c'è un albergo, l'albergo centrale, di proprietà della famiglia Datos. Ed è proprio attorno a questo albergo che ruotano i personaggi della nostra storia. C'è Fiere Datos, il patriarca della famiglia, il quale ha sposato, più per interesse che per amore, la proprietaria dell'albergo, ossia Elvira Riva, più grande di lui di 11 anni. Fiore ed Elvira hanno due figli. La maggiore si chiama Adelina ed è sposata con Pietro Di Biasio, mentre il figlio minore Aldo gestisce la macelleria che si trova dall'altro lato della piazza. Tutto inizia in una notte di maggio, più precisamente l'8 maggio del 1933. Emma De Ventura è una cameriera sui 20 anni che lavora all'albergo centrale. Quella notte di maggio Emma è occupata a scrivere una lettera al suo fidanzato. Quella è una lettera piena d'amore, un po' sgrammaticata, nello stile di una classica ragazza degli anni 30 di montagna. Quella però è anche una lettera scritta con un velo di preoccupazione. E lo si deduce dall'ultima frase che la ragazza scrive, senza terminare la lettera. Emma scrive, mi è rimasto espresso il caso che mi è successo ieri. E solo a te posso confidarmi, non posso proprio nascondere la verità. Mentre guardavo dalla finestra, vidi arrivare una macchina. Si fermò un momento ed io conobbi subito che si trattava di... Lettera di Emma si conclude così. La giovane donna probabilmente rimette tutto nel cassetto per continuare la lettera in un momento successivo. Ma che cosa ha visto di preciso Emma? Cosa sapeva di così tanto importante da non riuscire più a stare in silenzio? Arrivano le 11.30 del 9 maggio del 1933. Emma era occupata a scrivere quella lettera solo la sera prima. La tranquillità di Alleghe, quella mattina del 9 maggio, viene sconvolta dalle urla di Adelina, che precipitandosi in strada alquanto preoccupata inizia a chiedere aiuto e ad urlare. Emma si è tolta la vita, si è tagliata la gola, aiutatemi! Sta nella camera numero 6, io non so proprio che fare! Improvvisamente, avventori, curiosi e clienti ancora sconvolti si precipitano nella camera numero 6. Tentano di captare qualche informazione in più su quel tragico evento. Quando i carabinieri, il medico condotto e il segretario politico del fascio, Raniero Massi, giungono sul posto, la folla non si è ancora dissipata. Le autorità si fanno spazio e immediatamente giungono a una conclusione, un po' troppo frettolosa. Emma si è tolta la vita da sola. I carabinieri infatti notano una tintura di iodio e il volto della ragazza è macchiato di tintura di iodio. E poi, ecco che ispezionando la camera, viene trovato un rasoio in un armadio. Il caso è presto risolto quindi. La ragazza ha bevuto la tintura di iodio, ma non resistendo al dolore ha deciso di velocizzare la sua fine con l'ausilio di un rasoio. Un suicidio quindi? Sì, però c'è proprio qualcosa che non torna. La tintura di iodio e il rasoio non stanno vicino al corpo della vittima, che sta al centro della stanza. La tintura di iodio è posta su una mensola e pensate che la boccetta risulta pure chiusa, mentre il rasoio ancora sporco di sangue è posto in un armadio chiuso almeno a 6 passi dalla vittima. Ma quindi, Emma, quella giovane ragazza di 20 anni che la sera prima stava scrivendo quella lettera misteriosa al suo fidanzato, aveva bevuto la tintura di iodio, si era premunita di chiudere la boccetta e di riporla sulla mensola. Poi aveva afferrato il rasoio con cui si era ferita e con la gola grondante è andata verso l'armadio, ponendo il rasoio nell'armadio per chiuderlo e poi tornare in mezzo alla stanza e cadere per terra senza vita. Ragazzi, qui è chiaro che ci sia qualcosa che non vada, assolutamente, c'è qualcosa che non torna. Ma soprattutto la domanda che sorge a tutti è: perché diavolo si è tolta la vita? Ebbene, la prima teoria che spunta fuori è che Emma si sia tolta la vita a causa di una forte delusione amorosa. Peccato che questa tesi
Vacilli e non poco. Prima di tutto perché Emma è felicemente fidanzata e in un paese come Allegri è davvero difficile tenerlo nascosto, se non impossibile. Ma soprattutto quella mattina il fidanzato di Emma si era fermato in albergo per bere un caffè con lei. Il giorno prima era in ritardo e l'aveva a malapena salutata con la mano. Quindi vuole farsi perdonare. La mattina del 9 maggio Emma è ancora in vita. Vi sono le finestre aperte per far aereggiare le varie camere. La ragazza sta sistemando i letti, sta rassettando, sta sistemando e mentre lo fa canticchia felicemente. Molte persone del paese la sentono proprio. Ad un certo punto Emma esce da uno dei balconi delle camere per sbattere un asciugamano, salutando timidamente gli abitanti di quel paesino che stanno facendo la loro passeggiata proprio sotto l'albergo centrale. Sono più o meno le 9, quindi Emma quella mattina è ancora in vita. È venuta a mancare tra le 9 e le 11.30, momento in cui Adelina, la figlia del proprietario dell'albergo, ha dato l'allarme. È ovvio che questo non sia un caso di suicidio, c'è ben altro sotto. E tra l'altro chi ha colpito non è neanche stato poi così tanto ingegnoso nel creare una scena del crimine plausibile. Come puoi pensare di far fare una ragazza con un rasoio, facendolo passare per suicidio se poi quel rasoio lo riponi in un armadio e chiudi pure l'armadio? Avrebbe avuto senso posare il rasoio accanto al corpo della vittima. Insomma, in questo caso ci sono delle evidenze. Emma non si è tolta la vita. Ma nonostante queste evidenze, pare che nessuno sia interessato ad approfondire. Di conseguenza, le autorità archiviano frettolosamente il caso come suicidio. Passano il tempo, passa la primavera, l'estate, pure l'autunno. Arriviamo al 4 dicembre del 1933. Fa freddo ad Alleghe. Così tanto freddo che il lago si è ghiacciato. Così i due ragazzini ne approfittano per andare a pattinare. Si dirigono quindi verso il lago. Sono alle 8 del mattino, ma appena si avvicinano all'imbarcadero, uno dei due nota che sporge qualcosa dall'acqua, in una parte del lago risparmiata dal gelo. Quel ragazzo si avvicina. Crede che sia un animale morto. Ma quando si avvicina un po' meglio, si rende conto che quello non è un animale morto. È una donna. Il ragazzino è terrorizzato. Scappa verso il suo amico e gli dice di non guardare e corre verso casa per avvisare i suoi genitori di ciò che ha visto. Vengono chiamati i soccorsi, ma ormai è tardi, quella donna ha perso la vita. Anche in questo caso la folla si accalca e tra quella folla c'è Pietro De Biasio. Pietro guarda quella donna e la riconosce subito ed esclama sbigottito: «Oh mio Dio, quella è Carolina Finazzer, la novella sposa di Aldo da Tos!» Aldo è il figlio minore dei proprietari dell'albergo centrale e gestisce la macelleria dall'altro lato della piazza. In effetti, quella è proprio Carolina. I due, freschi di nozze, erano in viaggio. Il giorno prima, inaspettatamente, hanno interrotto il viaggio per volere di Carolina. Forse Aldo le aveva detto qualcosa che non si aspettava di sentire? Carolina ha voluto rientrare col fine di parlare con sua madre. L'avrebbe dovuta incontrare da lì a poche ore. Dinanzi a quella scena, di nuovo, si avanza l'ipotesi del suicidio. Qualcuno dice che Carolina era depressa e per di più soffriva anche di sonnambulismo. Qualcuno sostiene addirittura di aver visto, la sera prima, una donna in vestaglia aggirarsi nei pressi del molo. Quindi anche in questo caso si è trattato di suicidio. Però basterebbe osservare con attenzione il corpo di Carolina. Il ventre prima di tutto non è pieno d'acqua, quindi non può essere annegata. E se non è annegata, come il diavolo è venuta a mancare? Carolina inoltre ha i denti stretti e dei segni evidenti sul collo. Insomma, cosa ha fatto questa ragazza? Si è soffocata da sola? Si è messa le mani al collo da sola? Io non credo. Il medico legale quei segni e quelle stranezze, grazie a Dio, le nota. Anche perché, altrimenti potevamo farlo tutti il medico legale negli anni 30, insomma. Ma l'uomo minimizza, sostiene che quelle sono macchie dovute ad un inizio di putrefazione. E qui io mi dico, putrefazione? È dicembre, fa un freddo becco. Carolina non è stata ritrovata dopo mesi dalla sua scomparsa. Bensì è stata ritrovata poche ore dopo la sua dipartita. Per di più, immersa in delle acque gelide. Putrefazione? Ma che stiamo dicendo? Io la possibilità che ci siano dei segni di putrefazione non la vedo. Però, anche in questo caso, nessuno vuole andare oltre. Pare proprio non ci sia un interesse nell'indagare. E quindi anche questo ben presto diventa un caso chiuso. Carolina, coniugata ad Aldo, è venuta a mancare per suicidio. Dopo quest'ultimo terribile evento, il paese pare piano piano tornare alla normalità. Passano giorni, mesi, anni in cui non accade assolutamente nulla. Ma, dopo 13 anni, ecco che qualcosa accade. Arriviamo al 18 novembre del 1946 e da poco passata la mezzanotte Luigi De Monaco e Luigia De Toni, sua moglie, escono dal circolo Enal che gestiscono. Chiudono quindi le porte e si dirigono verso casa, verso il vicolo Lavoi che sta a pochi passi dal lago di Alleghe. Luigi si attarda all'orinatorio mentre Luigia è un po' più avanti. Quando due spari ravvicinati rompono il silenzio della valle ed i due coniugi vengono freddati a poca distanza di tempo l'uno dall'altro. Nessuno del paese quella notte si preoccupa di affacciarsi alle finestre per vedere cosa sia successo, in quanto la guerra è da poco finita e di armi in giro ce ne sono ancora tantissime. Talvolta le persone al tempo usavano le armi addirittura
per festeggiare. Ecco perché quei colpi in quella notte non destano alcun sospetto. Di conseguenza Luigi e Luigia vengono ritrovati solo la mattina dopo, il 18 novembre del 1946, più precisamente alle 6 del mattino. Anche questo all'apparenza sembra un caso semplice. Luigia con sé nella borsetta, ogni volta che chiude, porta sempre l'incasso della serata. Però quando viene ritrovata la sua borsetta, è vuota. Non contiene alcun incasso. Quindi questa è una rapina? Ebbene sì, ma anche in questo caso ci sono delle cose che proprio non tornano. Gli spari sono quasi simultanei, ma i corpi sono stati ritrovati lontani l'uno dall'altro. Com'è possibile? C'erano due persone a colpire, quindi? Quei corpi così distanti fanno pensare ad un agguato più che a una rapina. Ma gli inquirenti si affrettano a dire «No, no, è stata una rapina». A carico di ignoti, sì, ma pur sempre una rapina. Questo è un altro caso chiuso. Quindi in un paesino come Alleghe si verificano due suicidi e due omicidi a scopo di rapina. E questi sono segreti che ogni tanto vengono sussurrati da qualche persona in paese, ma restano soffocati per tanto tempo nella maggior parte delle bocche degli abitanti. La verità non la scordano, la sanno tutti, ma è evidente. Sono spaventati a morte. Hanno paura che possa accadere loro qualcosa. Quindi rimangono in questo clima di omertà per tantissimo tempo. E molti segreti di Alleghe se li sono portati nella tomba. Tutto rimane immobile, silenzioso, fino a quando Sergio Saviane, un giovane aspirante giornalista che aveva passato la maggior parte della sua gioventù ad Alleghe, legge sul giornale la notizia della dipartita dei suoi due amici, Luigi e Luigia. Sergio a questo punto prende una decisione. Vuole saperne di più. L'uomo parte quindi, non ha aspettative, non sa nulla. Vuole solo saperne di più di ciò che è successo e per farlo deve rientrare in paese. Tra le persone che Alleghe la vivono tutti i santi giorni. Entra in bar, in osterie e in effetti si mormora ogni tanto di quei terribili crimini che hanno macchiato quel paesetto di sangue. Ma questi sono dettagli sussurrati, appena accennati. Se si prova a chiedere di più, chiunque cambia discorso, svia la domanda. Però Sergio è un giovane brillante, infatti dopo è diventato uno scrittore. Quindi quei mormori a lui non piacciono proprio. Gli destano dei sospetti enormi e non riesce proprio a farsene una ragione. Gli vengono date poche informazioni, sparse, senza una data precisa. Fino a quando tutti iniziano a mormorare che in realtà ci sono realmente delle persone venute a mancare. E si sentono ancora. Sono ancora presenti in quel paesino. Più persone mormorano a Sergio. Se state attento, pare di sentire qualche rintocco. Viene da sott'acqua. Guardi quando il lago è limpido. Guardi bene. Sotto. Molto sotto. Si vede la punta del vecchio campanile. È ancora intatto e quelle anime lo vanno a suonare ogni tanto. Questa è chiaramente una leggenda che però ha dei richiami reali del passato. Dovete sapere che la notte dell'11 gennaio 1771 un'enorme frana si staccò dal Monte Piz, crollando a valle ed ostruì il corso del fiume Cordevole, che scorreva lungo la valle. Le rocce e il materiale franoso si depositarono in corrispondenza dell'attuale Masarè, oggi abitato, impedendo all'acqua di defluire a valle. Quella frana diede vita a un bacino naturale. Alcuni paesi furono seppelliti, altri furono letteralmente sommersi dall'acqua. A maggio dello stesso anno, un'ennesima frana, fortunatamente minore, collassò nel bacino. Provocò un'ondata d'acqua che raggiunse Alleghe e distrusse l'abitazione del parroco, parte della chiesa ed alcune case. In questo modo si formò il lago di Alleghe. Quindi, a gennaio del 1771, una frana forma il bacino idrico. E nel maggio dello stesso anno viene distrutta la chiesa di Alleghe da un'ondata d'acqua provocata da un'ennesima frana. L'unica parte a rimanere intatta si racconta sia stato il campanile. Ma non è solo questo a spingere Sergio a cercare la verità. C'è anche un amico, Luigi del Monego. L'ultima vittima. Luigi del Monego era un amico di Sergio, e non un amico qualunque, era un caro amico. In più sere, prima della sua tragica fine, si ritrova spesso con Sergio. Sono amici e dopo aver sbevazzato un po' troppo, in più occasioni quando rientrano a casa, Luigi si avvicina all'amico, puntando il dito verso l'albergo centrale e sussurrando, quelli lì. Quelli lì, la coscienza pulita, proprio non ce l'hanno. Ovviamente Sergio ogni volta prova a chiedere spiegazione all'amico, che però non dice una parola. E una volta arrivato a casa, l'amico saluta Sergio come se nulla fosse, come se non avesse detto assolutamente nulla. Un'ennesima e probabile prova decisiva per Sergio è la lettera anonima arrivata a Eugenio Finazzer, il fratello di Carolina, ossia la moglie di Aldo da Tos, trovata senza vita nel lago di Alleghe. Eugenio riceve una lettera anonima in cui una donna sostiene di conoscere il nome del colpevole per la dipartita di Carolina, ma avrebbe parlato solo e soltanto in punto di morte, in quanto aveva il timore di incappare in una vendetta. Alla luce di tutti questi fatti, quindi per Sergio Saviane, arriva un collegamento ed inizia a pensare nella sua testa. Ma stai a vedere che i delitti del 46, i crimini compiuti contro Luigi e Luigia, sono collegati ai suicidi avvenuti nel 33? E se quei suicidi non sono esattamente ciò che sembrano, ma dei delitti
terribili e brutali? Cosa c'è sotto i misteri di Alleghe? Sergio si convince che tutti i crimini di Alleghe sono collegati e compiuti dalla stessa mano. Sì, ma quale? Chi potrebbe mai colpire in un paesino simile? Ebbene, l'amico di Sergio, il barbiere Beppi Cecchini, che al tempo aveva una baracca vicino all'albergo centrale, dice chiaramente a Sergio: qui in molti sanno, se non tutti. Quindi Sergio, scrivi, racconta questa storia, portala fuori da Alleghe. Forse quello che ha colpito di più Sergio non sono i crimini, ma le leggende di quel paese. Quella leggenda della chiesa sommersa, dei rintocchi. Sembra una storia di fantasmi quella che raccontano. E invece si basa su una storia accaduta realmente. Forse ad ispirare Sergio è stato realmente quest'alone di mistero, che un po' si confonde tra il reale e il paranormale. Sergio quindi torna a Roma, dove abita. In quanto lavora per il settimanale romano, lavoro illustrato. Quindi Sergio appena rientra a Roma, va da Ugo Indro, il direttore del settimanale, per raccontargli questi misteri di Alleghe. Ugo Indro lo guarda e gli dice: Sergio, devi scrivere un pezzo su questa storia, devi scrivere un articolo. E così Sergio viene incaricato di fare un'inchiesta e di scrivere un articolo, mettendo in relazione quelle 4 dipartite avvenute ad Alleghe, insinuando che dietro quelle dipartite ci sia una mano sola. Sergio quindi scrive per lavoro, ma anche perché le parole del suo amico barbiere gli risuonano nella testa. Sergio, qui sanno in molti. Scrivi, porta questa storia fuori da Alleghe. E così che fa Sergio? Sergio scrive. Arriviamo quindi al 13 aprile del 1952, quando esce l'articolo di Sergio Saviane intitolato La Montelepre del Nord. Quell'articolo, come premesso, ipotizza l'esistenza di un filo conduttore che collega le dipartite della cameriera dell'albergo centrale, Emma, della moglie del titolare della macelleria del paese, ossia Carolina, e dai coniugi del monego. Nel dicembre dello stesso anno Sergio Saviane viene citato in giudizio per diffamazione, querelato dagli albergatori dell'albergo centrale, ossia Fiore da Tos e Aldo da Tos. La cosa assurda è che né Aldo né Fiore vengono mai citati in quell'articolo, però si sentono comunque tirati in causa in qualche modo. Il processo a Sergio Saviane gli costa 8 mesi di condizionale, il pagamento delle spese processuali e in più 700.000 lire come risarcimento ai da Tos per danni morali. E indovinate chi c'era proprio al processo di Sergio Saviane? L'ex federale di Alleghe, ossia il cavalier Raniero Massi. Lui, se ben ricordate, era presente sia nella prima scena del crimine che nella seconda. Il processo per Sergio finisce male. Ma perché finisce male? Ebbene, perché i testimoni a favore di Sergio per la maggior parte non si presentano. E se si presentano, testimoniano puntualmente contro di lui. Ma lo fanno in un modo che fa trapelare chiaramente la loro paura di parlare. Ad Alleghe, la paura della verità si è insinuata in ogni vicolo, in ogni negozio, in ogni focolare domestico. La paura aleggia su tutto il paese, come una terribile nebbia. Ed è con questo fatto che pare calare il sipario sui misteri di Alleghe. Il tempo avrebbe dissipato le ombre su quei delitti, la gente avrebbe dimenticato e tutto sarebbe tornato a quella banale quotidianità che contraddistinguono i paesini così piccoli come Alleghe. Invece questo non accade. A dire la verità, ciò che succede è semplicemente una coincidenza, ma sono proprio le casualità che talvolta danno una svolta a una storia. Ed è così, con la casualità, che nella nostra storia entra in azione Ezio Cesca. Lui è un brigadiere dei carabinieri in servizio presso la stazione di Auronzo. Ezio è giovane, ama il suo lavoro, ha un fortissimo senso del dovere. È brillante, ma soprattutto è uno di quei carabinieri che sa ascoltare, perché Ezio, semplicemente, è curioso per natura. Un giorno sente i tifosi della squadra di calcio di Auronzo parlare di quelli dell'Alleghe, in quanto dovranno affrontarli in una partita breve. Ma quei ragazzi, quei tifosi, non dicono Alleghe, la chiamano in un altro modo, ossia la Montelepre del Nord. Ezio, come vi ho già detto, è giovane, è brillante, ma è anche curioso. E quindi, sentendo questo soprannome, si insospettisce. Montelepre del Nord? Perché chiamano Alleghe Montelepre del Nord? Si avvicina quindi a quei tifosi, cerca di saperne di più su quel soprannome. E quei giovani parlano in modo molto approssimativo di alcuni delitti che sarebbero accaduti proprio ad Alleghe. C'è anche stato un articolo di uno scrittore, I misteri di Alleghe. Ezio Cesca rimane davvero colpito da quella storia. Poco dopo viene trasferito, insieme al suo comandante, il maresciallo Domenico Uda, dalla stazione di Agordo, riaprono le indagini. Il punto è che sono sotto copertura, in quanto ogni carabiniere per fare un'indagine avrebbe bisogno di un'autorizzazione. E anche il maresciallo ne avrebbe bisogno. Quella non gli sembra assolutamente un'indagine da poco. Ma il maresciallo Uda appoggia Ezio Cesca. Gli dà fiducia. Vai ad Alleghe e indaga, gli dice. Scopri cosa c'è dietro questi misteri di Alleghe. Ezio Cesca a questo punto ne approfitta. È appena stato trasferito, non lo conosce nessuno. E questa cosa gli è davvero molto utile per la sua indagine, perché può fingersi una persona qualunque senza destare sospetti. Ezio è paziente e ostinato e infatti imposta un'indagine ad ampio raggio.
Cerca di entrare in contatto con tutti i possibili testimoni, tutti coloro che possono sapere qualcosa, e individua giusto qualche persona per raccontare la verità. Lui non è un ragazzo che cerca lavoro, di passaggio, bensì un carabiniere in incognito che cerca la verità per le strane dipartite avvenute negli anni precedenti ad Alleghe. Domenico Uda, il maresciallo, a differenza di Ezio Cesca, è conosciuto, quindi non può permettersi di fare passi falsi, non può permettersi di farsi vedere ad Alleghe con Ezio. Se l'avessero visto parlare con lui, avrebbero potuto intuire che non solo Ezio era un carabiniere, ma che quelle indagini non erano state autorizzate da nessuno. È meglio non rischiare, è meglio tenere un profilo basso. Il maresciallo Uda sta in caserma, ma raccoglie comunque dei dati. Ed è proprio grazie a quei dati combinati con qualche domandina fatta da Ezio Cesca che saltano fuori delle voci. Voci che possono essere considerate come dei veri e propri indizi, almeno è un inizio. Luigi e Luigia erano stati freddati per qualcosa che avevano visto, ma che non avrebbero dovuto vedere. Elvira, la moglie di Fiore da Tos, il proprietario dell'albergo centrale, che in questo momento non è più in vita, quando sta male, delira. Dice che la sua famiglia ha fatto delle cose orribili. E durante questi deliri esce fuori anche un nome, ossia Giuseppe Gasperin. Ma chi è Giuseppe Gasperin? Giuseppe Gasperin è un operaio di Alleghe ed Ezio Cesca decide che in qualche modo vuole diventare suo amico. Forse con un po' di tempo l'avrebbe convinto a farlo parlare. Per scoprirlo è necessario provare. Quindi Ezio cosa fa? Si finge un operaio, va a lavorare in un cantiere e incontra spesso Giuseppe Gasperin, principalmente nell'osteria del paese, posto in cui gli paga da bere e chiacchiera con lui. Lo fa spesso, praticamente tutti i giorni. I giorni si susseguono e alla fine Ezio Cesca, il maresciallo Domenico Uda, si convincono che qualcuno che sa qualcosa, ma che non ha ancora parlato, c'è. Si chiama Corona Walt, è un'anziana signora di Alleghe che ha la casa con le finestre che si affacciano proprio verso il vicolo Lavoi, ossia il posto dove sono stati freddati Luigi e Luigia. Corona Walt ha confidato a un parente non più in vita e al parroco del paese di aver visto tutta la notte del crimine di Luigi e Luigia nel novembre del 46. Peccato che non abbia mai riferito alcun nome. Ezio Cesca, nelle sue visite ad Alleghe, conosce la figlioccia di Corona Walt. Ci entra anche in confidenza, ma determinate scelte non le può prendere in autonomo. Deve comunque chiedere al maresciallo Uda se può procedere con un determinato piano o meno. Ezio spiega a Domenico Uda che è entrato parecchio in sintonia con la figlioccia di Corona Walt, l'unica donna ormai in vita indirettamente coinvolta nel crimine. Di base, Corona Walt è una testimone oculare che però non parla. Quindi Ezio chiede ad Uda se può corteggiare la figlioccia di Corona Walt per arrivare proprio all'anziana signora. In questo caso il maresciallo Uda fa un vero e proprio atto di coraggio, perché al tempo il regolamento dei carabinieri non lo prevede in alcun modo, ma l'uomo si gioca il tutto e per tutto e acconsente. Uda ripone davvero grandi aspettative su Ezio Cesca. Quindi tra Ezio e la figlioccia di Corona Walt inizia un corteggiamento. E tra i due nasce davvero un profondo affetto, ma ben sapendo qual è il suo scopo, Ezio evita di commettere errori nei confronti di quella ragazza innocente. Giorno dopo giorno Ezio riesce ad entrare nelle grazie di Corona Walt, che tutto sommato lo considera anche un buon compagno per sua nipote. Nei mesi si era dimostrato cordiale e gentile. Quindi Ezio ben presto entra nelle grazie di Corona Walt. Ci mette parecchio tempo a farla parlare, circa 6 mesi, le fa qualche domanda ogni tanto qua e là. Poi una sera Corona cede e gli racconta: "Sai, l'ho visto scappare con questi occhi, proprio qui sotto. Io ero dietro le persiane. Ho visto Beppin Boa." Ezio rimane spaesato e non riesce a capire chi possa essere questo uomo. Beppin Boa? E chi è mai? Corona quindi continua e aggiunge: "È Giuseppe Gasperin, abita qui sotto, a pochi passi. L'ho visto proprio scappare." Corona sostiene di aver visto anche altri due tizi, però non li ha riconosciuti, sono scappati verso i campi. Ezio Cesca a questo punto non ci mette molto a rientrare in contatto con Giuseppe Gasperin. Continua a fingersi un operaio, torna nell'osteria del paese e lo incontra. Gli offre da bere e poi la spara fuori davvero, davvero grossa. Ezio dice a Giuseppe che ha dei piani in mente, delle idee per cui servono uomini decisi e pronti a sparare. Giuseppe Gasperini risponde così, come se non la fosse: "L'ho già fatto prima, ho sparato e ho fatto fuori delle persone." Ed ecco la prova che cerca il brigadiere Ezio Cesca con il maresciallo Domenico Uda. Quella è una prova più che sufficiente. Il giorno dopo, Ezio Cesca fa convocare con una scusa Giuseppe Gasperin alla caserma di Caprile per delle generiche comunicazioni. Appena Giuseppe si avvicina alla caserma, Ezio lo identifica e lo arresta. Inizialmente Giuseppe, arrestato, prova a depistare le indagini, inizia a dire dei nomi a caso, che proprio non esistono, non hanno senso. Che cosa fa in realtà Giuseppe Gasperini in pratica? Ebbene, cerca di coprire i suoi complici. Ma crolla e non solo fa i nomi delle due persone che insieme a lui avevano freddato Luigi e Luigia, ma svela anche chi sta dietro ai misteri di Alleghe. Passano pochi giorni quando le camionette dei carabinieri giungono in paese, agli ordini del maresciallo Uda, e arrestano Pietro De Biasio,
il marito di Adelina, e Aldo Datos, il fratello minore dei Datos che, come vi ho già detto, gestisce la macelleria del paese. Adelina resta in libertà, però il brigadiere Cesca la va a trovare praticamente ogni giorno in divisa. Le mette pressione e le dice che gli altri due già stanno cantando come usignoli. La donna non parla, resiste per qualche mese, poi però viene arrestata anche lei. Tutti i componenti della famiglia Datos a questo punto sono in galera, considerando che Fiore ed Elvira erano venuti a mancare ormai anni addietro. L'accusa per tutti è quella di omicidio. Ma che diavolo è accaduto realmente? Ebbene, a questo punto ci tocca tornare indietro. Torniamo a quella sera di maggio del 1933, quando Emma, su quella lettera interrotta, stava per scrivere il nome di Giovanni Riva. Ma chi diavolo è Giovanni Riva? Ebbene, per capire questa storia dobbiamo tornare ancora un po' di più indietro. Quando Fiore Datos prende in sposa Elvira Riva, lei è già incinta di un altro uomo. Ma a Fiore non interessa un fico secco, è solo interessato al patrimonio della sua futura moglie. Quindi accetta. Elvira passa la gravidanza ad Alleghe e quando giunge il momento di partorire, torna al suo paese, ossia Merano, che sta a pochi chilometri da Venezia, e affida il bambino ai suoi zii. Elvira quindi torna ad Alleghe e si comporta come se nulla fosse successo. Fiore, così come Elvira, fa finta di niente, ma la presenza di quel bambino, seppur lontano, lo infastidisce davvero tantissimo. Per disprezzo lo chiama Giovanni il Veneziano. Quel figlio illegittimo, quando diventa maggiorenne, si presenta all'albergo centrale per chiedere, senza se e senza ma, la sua parte di eredità. Fiore, Adelina ed Aldo a questo punto attirano Giovanni in cucina, lo colpiscono con delle padelle e poi capiscono che forse è il caso di munirsi di coltelli. Emma, la cameriera, probabilmente o ha assistito a quell'evento oppure ha trovato il corpo di Giovanni inizialmente nascosto nelle cantine dell'albergo. Col tempo i membri della famiglia Datos capiscono che Emma sa e non va bene. Si comporta davvero in modo strano, a volte appare assolutamente terrorizzata. Nella stessa sera in cui scrive la lettera, decide di confidarsi con Elvira, la moglie di Fiore, ossia la madre naturale di Giovanni, quel ragazzo che hanno ben pensato di nascondere nelle cantine. Elvira, quindi, dopo aver parlato con Emma, si dirige immediatamente da Fiore dicendo: Emma sa, dobbiamo farla fuori. Il 9 maggio, quindi, Adelina si occupa di Emma. La sorprende alle spalle nella camera numero 6, tra le 9 e le 11. Le chiude la bocca, la colpisce con un rasoio e poi inscena un suicidio. E lo fa con una sicurezza orribile. Loro hanno certe amicizie, come quella con il segretario politico del fascio Raniero Massi. Gira voce che sia avvenuto anche a causa della gelosia che Adelina prova per Emma, la quale viene spesso elogiata da Pietro De Biasio, anche davanti a sua moglie. Adelina però la passa liscia e questo primo crimine passa inosservato. Però c'è un problema. Aldo è un problema. Lui è l'anello debole della famiglia e si sta buttando un po' troppo sull'alcol, perché serbare un segreto simile per lui è difficile da sopportare. Quando beve troppo, Aldo straparla e la sua famiglia ha paura che qualche giorno possa bere un po' troppo fuori dall'albergo e dire qualcosa a qualcuno. Devono trovare un modo per tenerlo buono. Secondo la famiglia Datos, la soluzione ideale per far calmare Aldo è trovargli moglie. Fiore quindi prova ad andare a parlare con la famiglia Finazzer, che però non abita ad Alleghe. Però Fiore non riceve subito un sì, perché Carolina, la promessa sposa di Aldo, nonostante non sia di Alleghe, sa benissimo che strane voci girano per il paese sull'albergo centrale. Poi però pensa anche che Aldo sia un buon partito. Quindi accetta. Carolina quindi sposa Aldo e insieme vanno in viaggio di nozze. Aldo a questo punto, durante il viaggio di nozze, si rende conto che è costantemente tormentato dai pensieri. Non ce la fa più. Non riesce a vivere proprio bene con quel peso addosso. L'unico rimedio per lui è davvero bere, ma non può certo farlo in viaggio di nozze con sua moglie lì presente. Non è il caso. No, piuttosto decide che Carolina oramai è parte della famiglia, quindi può confidarsi con lei, finalmente può confidare a qualcuno i segreti torbidi della sua famiglia. Spera di trovare nella sua novella moglie un appoggio e quindi un sollievo, ma al contrario Carolina si spaventa tantissimo e vuole tornare immediatamente a casa. Appena arrivata ad Alleghe, Carolina telefona a sua madre e lei implora di andarla a recuperare, di andare da lei. Vuole pianificare una fuga perché è molto molto spaventata Carolina. La notte però Carolina è obbligata a passarla ad Alleghe, nell'albergo centrale. Carolina prova a simulare sicurezza. Aldo non è molto sveglio, quindi non se ne rende conto. Mentre per Fiore e tutti gli altri, durante la cena, è chiarissimo e lampante. Carolina sa, ma non è intenzionata a tenere quel segreto per sé, quindi devono far fuori anche lei. Dopo la cena Carolina sale in camera e viene seguita da Aldo, Pietro e Adelina. Aldo e Adelina la tengono per braccia e gambe, Pietro le mette le mani al collo e la soffoca. Terminato quest'altro crimine sopraggiunge un altro bisogno, sbarazzarsi del corpo. La famiglia Datos decide che è proprio Aldo a doverlo fare, visto che lui è ad aver combinato questo gran pasticcio. Raccontare i loro segreti familiari così in fretta, ma che stupidata! Per questo motivo
deve lui assumersi la responsabilità di sbarazzarsi del corpo. Il piano è questo. Aldo si carica e spara Carolina e deve raggiungere il lago. Il piano prevede questo, la deve buttare nel lago di Alleghe. Mentre invece Adelina deve mettersi una vestaglia sopra i vestiti per inscenare una persona sonnambula sulle rive del lago, affinché dei testimoni la possano vedere e possano riferire questa cosa alle autorità. Aldo quindi inizia a percorrere la strada che va verso il lago, ma avviene un imprevisto. Ci sono 5 persone che stanno rientrando a casa dopo essere stati a ballare ad una festa del paese al di là del lago. Arrivati ad Alleghe, le loro strade si separano. Solo 2 di loro entrano in paese, in direzione del vicolo Lavoi. Senza essere visti, notano Aldo da Tos che si sta dirigendo verso il lago con sulle spalle un qualcosa di pesante, ingombrante. Una massa scura che ha tutta l'aria di essere un corpo. Questi 2 fidanzati che rientrano a ballare e vedono Aldo sono proprio Luigi e Luigia del Monaco. Ma perché sono stati colpiti ben 13 anni dopo i crimini? Beh, la famiglia da Tos, evidentemente, dopo un po' ha scoperto che Luigi e Luigia sapevano ciò che avevano fatto. E se avessero espresso con qualcuno il desiderio di raccontare questo terribile segreto? E se quel qualcuno fosse corso dalla famiglia da Tos per avvisarli? Anche se sono passati anni dai primi 2 crimini, i da Tos non possono permettersi che qualcuno parli di ciò che ha visto. È così che Pietro Di Biasio, Aldo da Tos e Giuseppe Gasparin, la sera di novembre del 1946, si danno un appuntamento nel vicolo Lavoi e tendono un agguato a Luigi e Luigia. Li freddano con un colpo di pistola ed inscenano una rapina. Il processo inizia a marzo del 1960 ed in 4 mesi, dopo 9 ore di camera di consiglio, la corte d'assise di Belluno condanna Ida Tos e Pietro Di Biasio all'ergastolo, mentre Giuseppe Gasparin viene condannato a 30 anni. L'unico a salvarsi è il cavalier Raniero Massi, nonostante il pubblico ministero gli dica apertamente che secondo lui è coinvolto nei fatti. E come sei coinvolto? Nel 1962 c'è il processo d'appello, che conferma la sentenza e chiude definitivamente il caso. Questo caso è partito così. Uno scrittore coraggioso ha scritto un articolo. Quell'articolo è stato notato da un maresciallo coraggioso e da un brigadiere molto ostinato. Alla fine all'appello mancherebbe solamente una prova concreta sull'effettiva esistenza di Giovanni Riva, il figlio illegittimo dei da Tos, di cui, nonostante le numerose testimonianze del paese, non si è neanche riusciti a reperire un certificato di nascita. Questa quindi è una storia fatta da persone coraggiose. Forse, senza tutto questo coraggio, i misteri di Alleghe sarebbero rimasti un'incognita. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.